mi sveglio ogni giorno nelle stesse miserabili condizioni. Perché il mio peso mi tiene intrappolata in questa poltrona ogni santo giorno e lo odio. Non posso fare altro che mangiare e dormire, tranne nei giorni in cui sono costretta a fare il bagno, cosa che detesto. Io e mia moglie Beth viviamo con mia madre, mia sorella e il suo fidanzato, Kit. E di solito sono mia madre o mia moglie che mi costringono a fare il bagno. Ma cerco di evitarlo il più possibile. Oggi ti devi fare il bagno. D'accordo. Adesso vado a prendere una bacinella e la riempio d'acqua e sapone. Va bene. Grazie. Figurati. Ma se la mia famiglia inizia ad assillarmi troppo, piuttosto che sopportare le loro continue lamentele, preferisco farlo almeno una volta al mese. Ecco, la bacinella è lì. Ora Beth ti prenderà i vestiti e l'asciugamano, così puoi andare a lavarti, d'accordo? Va bene, grazie. Di niente. Jean è molto pigra e non si prende cura di sé. Il suo comportamento spazientisce tutte noi e vorremmo che cambiasse, ma con lei bisogna andarci con i piedi di piombo, altrimenti scoppia una lite. A volte ho un cattivo odore e alla mia famiglia non piace. Quindi mi costringono a lavarmi se è passato troppo tempo dall'ultima volta. Ma è una delle esperienze più degradanti della mia vita. Perché non ho una doccia o una vasca da usare. Si trovano al piano di sopra ed è oltre un anno che non sono più in grado di salirci. Quindi mi lavo al piano di sotto, nel bagno di servizio, seduta sul water. Ma senza acqua corrente devo usare una bacinella e una spugna legata a un bastone, così posso raggiungere tutte le zone del mio corpo. Ma è molto difficile, è un'esperienza traumatica. E fa davvero male, quindi non posso metterci troppo tempo. E quando diventa troppo devo fermarmi e tornare a sedermi sulla poltrona. Perché sono stanca. Grazie. Di niente. È imbarazzante non riuscire a fare una cosa così semplice e basilare come lavarsi, perché sono troppo grassa. E so che Beth è irritata, perché non posso fare molto e lei deve fare tutto per me. Deve occuparsi di me come se fossi una bambina e ormai credo che non mi veda neanche più come una moglie. Puoi aiutarmi a mettere il talco e a vestirmi? Sì. Sto mettendo davvero tutta me stessa in questa relazione, perché Gina è tutta la mia vita, ma non è il tipo di matrimonio che voglio per via del suo peso attuale. Voglio una vita diversa per noi, voglio che sia in salute. E sono molto arrabbiata perché temo che lei si sia completamente arresa. Vuoi preparare la colazione? Certo. Bene, grazie. Mi odio per essere arrivata a questo punto. Ma quando si tratta di cibo, non riesco a controllarmi. Appena mi sveglio, muoio di fame e non vedo l'ora di mangiare. Prima di andare al lavoro, Beth prepara la colazione per tutte noi che restiamo a casa. Mangiare mi fa stare bene, mi fa sentire al sicuro e mi rende felice. Fa sparire tutto il dolore e la depressione. Quindi non importa quanto mi costa e quanto odio la mia vita, non riesco a smettere. Ne voglio sempre di più, ancora e ancora.